Allora, Don Alemanno. Che sarei io? Non sei un fumettista professionista da tantissimo tempo? Oppure sette anni, dal 2012 mi pare. Esatto, bravo, sì. Ho iniziato per... No, non per caso, perché uno non è che per caso inizia. Disegna, assolutamente. Però, mentre facevo il tecnico informatico, ho iniziato a scarabocchiare delle vignette tra, diciamo, un intervento e l'altro al lavoro. Io dovevo intervenire in caso di necessità, riparazione di computer o assistenza informatica in generale per un'azienda. Solo che capitava anche di avere mezz'ora libera tra un intervento e l'altro, ho iniziato a scarabocchiare queste vignette, a metterle su Facebook, su consiglio di alcuni amici, sino a quando poi a un certo punto non sono diventate virali. E di conseguenza poi mi sono trovato, dopo un anno, a mollare il lavoro che facevo e a fare esclusivamente il fumettista, anche perché questo, la visibilità sul web mi ha consentito di poi di firmare dei contratti editoriali e quindi pubblicare concretamente questo che vedete qui davanti. Pensa che nell'arco di questi 7 anni ho pubblicato 33-34 volumi diversi. È stato editato da Mondadori, Mondadori, Magic Press, poi ho fatto un lavoro con la Uno Editore insieme a Mauro Biglino, insomma ho fatto parecchie cose. Comunque, in particolare tu hai fatto questo Genius di Nazareth, sì, che lavorava un po' tipo Mazinga, faceva delle cose un po' strane, gli hai fatto fare un po' di tutto a Genius. Ho cercato di immaginare quale potrebbe essere l'opinione del Cristo di fronte all'attualità. Quindi diciamo che ho semplicemente preso questo personaggio che esiste ormai da 2000 anni e ho provato a proiettarlo nuovamente sulla Terra, ma ai giorni nostri, proprio per intuire quale potesse essere la sua visione del mondo che oggi ci troviamo a vivere. E sono scaturite cose interessanti, perché questo ti ringrazio. Io cerco di essere immerso nell'attualità, però con il registro tipico della satira, sì, che è quello che... Hai fatto pure teatro recentemente? Allora, non ho fatto teatro nel senso stretto del teatro. Io ho iniziato questo esperimento con Boban Pezov, e Catania è stata una delle date, ci siamo divertiti molto. C'erano anche i vostri concittadini, Player Inside, cari amici, che sono due youtuber che si occupano di videogiochi. Insomma, abbiamo fatto questo esperimento, che altro non è una sorta di stand-up comedy a due, dove per l'appunto parliamo del tema degli hater, ok? Quindi dei leoni da tastiera. Però non è che ho fatto teatro veramente. Hai Sì. No, ma a me piace usare la satira a 360 gradi, non solo nel fumetto, ma anche in altre forme, quindi metti il teatro oppure con la musica, perché sono il cantante del Bardo Magno, la band ufficiale di Feudalesima e Libertà. Insomma, facciamo cose che spaziano in più generi, più forme d'arte, per trasmettere la nostra visione del mondo tramite la satira. E quando diventeranno animati i tuoi disegni? Non lo so, quando qualcuno mi proporrà di farlo. Chi me l'ha proposto in passato non aveva abbastanza budget, perché comunque guarda che per fare un'animazione ci vogliono tantissimi soldi, ci vuole una produzione di un certo livello. Molti miei colleghi che hanno fatto un percorso di quel tipo me l'hanno sconsigliato, perché molto spesso la trasposizione non è sempre all'altezza, diciamo, della fonte, quindi raramente chi ha intrapreso quel percorso poi si è dimostrato soddisfatto del risultato finale. Quindi insomma ci sono vari motivi. Vedi il caso Manara, che dice di aver fatto soltanto i disegni e poi l'animazione non è stata opera sua, a quanto pare. Però di questo no, Manara aveva fatto le bozze, il character design, ma sono state utilizzate direttamente le bozze, che è un'aberrazione ovviamente, ma all'interno di un'operazione che Adrian, che di aberrazioni insomma ne presenta svariate. Mi permetto di dirlo perché io non sono ovviamente un collega di Adriano Celentano, ma io non amo parlare dei colleghi, ma sicuramente io sono molte cose tranne che collega di Adriano Celentano, quindi mi permetto di dire che è stata fatta un'operazione dove il lavoro di Manara sicuramente è stato utilizzato in maniera non solo non convenzionale, ma non in accordo ai voleri stessi
di Manara. Intanto noi possiamo continuarti sempre a leggere e a vedere con i tuoi fumetti. Certo, grazie. Cioè, assolutamente grazie. Sì, grazie. Che la pace sia con voi.